Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5, ben trovati appassionati di calcio a 5 al consueto appuntamento con il nostro programma che vi offre ogni settimana un'ampia panoramica su tutti i campionati di calcio a 5, dalla 2 fino alla Serie D. Tutto questo potete trovarlo ovviamente 24 ore su 24 anche sul nostro sito mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsaltv. In questa puntata parleremo della Rapido Latina reduce dalla delusione di Coppa in Sardegna ma pronta a rituffarsi in campionato e poi i risultati delle fondane in Serie B e Serie C e naturalmente il consueto quadro della situazione in compagnia di Daniele Porcelli per quanto riguarda la Serie C2 e i due gironi di Serie D. Peccato per la Rapido Latina, subito estromessa nella Final 8 di Coppa Italia. La squadra pontina è stata superata dai padroni di casa del Cagliari dopo la lotteria dei calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 3-3. I nerazzurri si erano portati subito in vantaggio con Menini e avevano raddoppiato con Avellino. Sul finire della prima frazione Ruggiu aveva riacceso le speranze dei sardi. A metà del secondo tempo il Cagliari perveniva al pareggio con Barbarossa, ma subito dopo Menini ristabiliva il vantaggio per la formazione di Giampaolo. A due minuti dalla fine però Cavalli riacciuffava il definitivo pari per i rossoblù, trascinando la gara all'epilogo dei calci di rigore con gli errori decisivi di Avellino e Battistoni. Ora però, passata la delusione, il Latina si rituffa sul campionato per difendere la prima posizione. Nel prossimo turno la squadra del presidente La Starza se la vedrà contro la Roma Torino, che occupa i bassi fondi della classifica. Il match al Pala Bianchini è stato anticipato alle 20 di venerdì 14 marzo. Ma parliamo proprio della sfida di venerdì sera al Pala Bianchini con uno dei protagonisti, Gustavo Menini. Che partita sarà, Gustavo, venerdì? Sicuramente sarà una partita difficile come tutte le partite. Una Roma Torino che ha bisogno della salvezza. Incontreremo sicuramente una squadra tosta, però stiamo bene da tanto tempo che non perdiamo. Adesso siamo primi in classifica e adesso non vogliamo mollare per nulla. Torniamo un po' indietro, parliamo di questa doppietta inutile in Sardegna. Alla fine è sfumata questa Coppa Italia. Sì, inutile, però vabbè, abbiamo giocato bene, siamo stati sempre avanti. Poi siamo usciti al calcio di rigore, purtroppo è andata così, pure il nostro portiere Kinko si è fatto male al riscaldamento, però ci sta. Adesso parliamo un po' di te, Gustavo, sei il pilastro portante di questo Latina, ti aspettavi una stagione del genere? No, guarda, prima di venire a Latina sapevo della squadra che veniva a giocare, dei miei compagni, no? E quindi ero già un po' consapevole che la squadra era forte. Io sono contento di stare dando una mano a questa squadra, però tutta la squadra è importante, giocano tutti bene, sono tutti forti, e già ero consapevole che questa squadra poteva andare in Serie A. Abbiamo tutto per fare questo, no? Però sono contentissimo della grossa mano che sto dando ai miei compagni. Che idea ti sei fatto della piazza di Latina e del suo pubblico? Sono molto contento che a Latina si sta proprio tranquillo, si parla tranquillo, la gente è proprio gentile, il pubblico viene, ci sostiene, mi ha fatto una bellissima impressione. Benissimo, ringraziamo Gustavo Menini per essere intervenuto a Mondo Futsal. Alla prossima, Gustavo. Ciao a tutti, grazie a te.
E per la Serie B, altra battuta d'arresto per la compagine fondana allenata da mister Paolo De Simoni. Nulla da fare al cospetto della più forte Innova Carli Sport Ariccia, seconda in classifica. I rossoblù si sono sgretolati davanti alla squadra di mister Micheli, andata a bersaglio con 4 gol del capocannoniere del torneo Enrique Borsato, 3 di Bresciani, 2 di Taloni e 1 di Mendes. Nel prossimo turno il team del presidente Ginepro osserverà un turno di riposo a causa della defezione della Real Torgianesi. In Serie C1, brutta sconfitta della Ginnastic Studio Fondi, battuta in casa per 5-3 dall'Atletico Ferentino. Una grossa delusione per l'ambiente fondano, anche in virtù dei 2 rigori sbagliati da parte dei padroni di casa. Un superlativo Ricciotti ha trascinato gli uomini di Mattone in questa importante vittoria esterna. Per i locali, a nulla sono valse le reti dei soliti Guastaferro, Bisecco e del giovane Saccaro. Nella prossima gara, la Ginnastic renderà visita al fanalino di coda EasyMed Porsche Tivoli, con l'intento di portare a casa l'intera posta in palio e allontanare così lo spettro dei play-out. E ora per gli altri campionati cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Buonasera Domenico e ben ritrovati a tutti gli appassionati del futsal, e tornano quindi i campionati regionali con la Serie C2, dove cambia veramente molto poco per quanto riguarda il raggruppamento C. I risultati per la 20ª giornata: in trasferta a Pontinia, Anni Nuovi Ciampino batte Città di Pontinia 6-4, Atletico Anzio Lavigno Eagles Aprilia 3-1, ad Aprilia Minturno batte Pontina Futsal 9-1. A Roma Real Castelfontana si impone sul CCP 1987 per 6-4. Posticipato il confronto che vedeva di fronte Connect e Terracina Calcio al 25 di marzo. A Cisterna passa il Velletri di misura 6-5. Vince anche la Vigor Cisterna 1994, un importante risultato per la squadra guidata da Antonio Angeletti a Scauri. Il risultato finale vede sorridere appunto la Vigor Cisterna per 6-1. Per una classifica che vede sempre al comando il Minturno a 53 punti, ma il Real Castelfontana non molla la presa dalla formazione del Sud Pontino, a 51 punti resta Anni Nuovi Ciampino 44, a 37 punti troviamo l'Eagles Aprilia, CCP 1987-27 si rifà sotto l'Atletico Anzio Lavigno grazie alla vittoria sull'Eagles Aprilia a 26 punti, dove agguanta appunto il Terracina Calcio, fermo praticamente per la gara non disputata. A 24 punti troviamo la Connect, Città di Minturno Marina e Velletri a 22 punti. 21 punti per Vigor Cisterna 1994 e Cisterna, appunto le due formazioni di Cisterna, che si attestano a 21 punti. A 20 punti c'è il Città di Pontina, chiude la Pontina Futsal con 8 punti. Ma andiamo invece a chiudere questo quadro per quanto riguarda la Serie C2 con il programma della 21ª giornata. Terracina Calcio, CCP 1987, Vigor Cisterna 1994, Atletico Anzio Lavigno, quindi già un'importante sfida per quanto riguarda la chiave salvezza. Real Castelfontana affronterà il Cisterna, gli Anni Nuovi Ciampino dovranno vedersela contro il Città di Minturno Marina, il Minturno con il Città di Pontinia, Eagles Aprilia Connect, e chiuderà il quadro di questa 21ª giornata il Velletri contro la Pontina Futsal. E lasciato appunto il campionato regionale di Serie C2, andiamo a vedere quanto è accaduto invece nei 2 raggruppamenti provinciali della Serie D, dove il duo capolista riesce a vincere un po' a fatica, riesce a risolvere la pratica soltanto nella seconda parte del confronto, sia il Real Podegora che lo Sporting Giovani Risorse, impegnato in trasferta. Primo tempo nell'anticipo, il Real Podegora chiude
con l'Antonio Valluzzi sullo 0-0. Poi un episodio discutibile, l'espulsione per quanto riguarda Marconi dell'Antonio Valluzzi, dà praticamente taglia le gambe alla formazione lepina. Praticamente sotto accuso il direttore di gara, a giudizio appunto dell'Antonio Valluzzi. Il Real Podegora aveva creato tante occasioni, sfortunata e anche un po' troppo precipitosa nel concludere le azioni. Poi nella fase finale comunque è venuta fuori la grande esperienza e la grande tenacità del team allenato da Davide Pacassone. Andiamo con il quadro completo dei risultati della 18ª giornata. Real Podegora batte Antonio Valluzzi 4-1, di misura 2-1 il risultato finale in favore dell'Accademia Sport contro l'Atletico Rocca Massima. A Terracina si impone il Latina Scalo Cimil per 6-4. Real Latina batte Parrocchia San Giuseppe 3-1. A Latina Scalo, Real Terracina batte Virtus Latina Scalo 4-1. A Borgo Flora, Sporting Giovani Risorse esce vittorioso nei confronti del Flora 92 per 6-4, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa in vantaggio a favore della formazione allenata, guidata dal playmaker Mattia Dalla Zanna per 3-1. Nel posticipo di ieri sera la United Aprilia è riuscita ad imporsi nei confronti della PR 2000 Aprilia. Per una classifica che vede al comando lo Sporting Giovani Risorse e il Real Podegora a 44 punti, a 43 punti, quindi una lunghezza di ritardo, Accademia Sport e United Aprilia. Real Terracina, pensieri e paroli, 37 punti, Antonio Valluzzi 33, Latina Scalo Cimil 30, 29 punti per l'Atletico Rocca Massima, 21 per il Real Latina, 17 per la PR 2000 Aprilia, 12 Virtus Terracina, 9 punti per il Flora 92, 6 per la Parrocchia San Giuseppe, 1 punto per la Virtus Latina Scalo. E prima di andare alla lettura del programma per quanto riguarda la 19ª giornata di questo raggruppamento, ricordiamo appunto la nota edita dal Real Terracina, pensieri e paroli della presidentessa Feudi, che proprio nelle ultime settimane ha perfezionato l'ingaggio con il mister Davide Vicari, un volto non nuovo alla piazza pontina e tirrenica anche del futsal nostrano, perché il tecnico navigato lepino, dopo le esperienze maturate con Real Alzezze, Latina Scalo Cimil, futsal lepina, oratorio Latina Scalo e proprio non ultima il Terracina in serie C2, torna quindi in sella il tecnico appunto Davide Vicari. Con lui al Real Terracina arriva anche Mirko Peloso, soprannominato il Cobra, un importante tassello per la formazione tirrenica, il fedelissimo anche di Davide Vicari. Andiamo quindi con il prossimo turno, 19ª giornata, si aprirà con l'anticipo di venerdì sera in programma alle 20:30 sul campo di Casa Lazzara tra la Parrocchia San Giuseppe e il Real Podegora. Seguiranno le sfide del giorno seguente, il sabato, con Latina Scalo Cimil, Accademia Sport, Antonio Valluzzi, Flora 92, Atletico Rocca Massima, PR 2000 Aprilia, United Aprilia, Real Terracina, Real Terracina, Virtus Terracina, quindi il derby ci sarà con molta probabilità sabato sera, se non addirittura domenica pomeriggio, e chiuderà appunto lo Sporting Giovani Risorse Virtus Latina Scalo impegnato sabato sera alle 20:30 al Pala Bianchini. Abbiamo parlato abbondantemente per quanto riguarda il raggruppamento A, ce n'era tanto da poter parlare per quanto riguarda questo girone della serie di provinciale. Ci trasferiamo invece al sud pontino, dove praticamente non è stata giocata perché posticipata la gara tra Atletico Gaeta e DLF Formia. Si giocherà appunto giovedì sera
proprio a Gaeta. Ma andiamo a vedere quanto è accaduto in questa giornata, dove la Vis Fondi esce vittoriosa per 4-2 dal Paracarucci, battendo appunto lo Sporting Terracina. Quindi dimentica in fretta la formazione allenata da Fabio Padula lo scivolone patito nel derby contro l'Old Ranch 7 giorni fa. Vis Fondi appunto vittorioso col Sporting Terracina per 4-2. Formia batte il Ventotene per 5-3. San Giovanni Spigno batte Olympus Sporting Club per 5-1. A Maranola il Palavagnoli 89 batte l'Atletico Maranola per 6-5. Chiude il quadro dei risultati l'Old Ranch, che esce veramente vittorioso senza problemi nei confronti del Tremenzuoli per 11-4. Per una classifica che vede sempre al comando, non, tra l'altro abbiamo già annunciato, non è veritiera perché manca questo confronto, oltre ad altri confronti che dovranno essere recuperati nel corso di questo mese, ma riguardano soprattutto la formazione isolana del Ventotene. Vis Fondi al comando con 44 punti, Lord Ranch segue a tre lunghezze con 41, Atletico Gaeta fermo appunto a 38, Olympus Sporting Club 26, si avvicinano San Giovanni Spigno e Palavagnoli 89 che si attestano a 25 punti, 22 punti per l'Atletico Sperlonga, 21 punti per Atletico Maranola e Sporting Terracina, 18 punti per il Tremenzuoli, DLF Formia Calcio a 10 punti, il Formia 1905 risale a 8 punti, chiude il fanalino di coda a 0 punti, Ventotene. Andiamo invece a vedere quanto accadrà la settimana prossima, il 19° turno in programma con l'Atletico Sperlonga che riceverà l'Atletico Gaeta. La Vis Fondi alle 20:30 sul campo di casa riceverà l'Atletico Maranola. Ci sarà il derby di Formia tra la DLF e il Formia 1905. Il Ventotene riceverà domenica mattina l'Old Ranch. Palavagnoli 89, San Giovanni Spigno. Importante questo confronto per vedere quanto accadrà proprio a ridosso delle prime posizioni. Il Tremenzuoli riceverà lo Sporting Terracina. Per questa settimana è tutto, io vi auguro la più cordiale buonasera e vi lascio in compagnia di Domenico Ippoliti. Buona serata. E anche per questa settimana missione compiuta, vi abbiamo fornito tutte le informazioni su tutti i campionati dalla 2 alla Serie D con approfondimenti, numeri, statistiche e interviste relative al mondo del calcio a 5 locale e non solo. Vi invitiamo a seguire il nostro sito mondofuzzal.net e naturalmente youtube.com/mondofuzzal tv. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima!